Scusa, un attimo perché stavo scrivendo un messaggio a mia moglie perché finalmente è riuscita a liberarsi dei grassi superflui. Ah, brava, è dimagrita. No, mi ha chiesto il divorzio. Mi è arrivato un messaggio dal Mario, quello che lavora per la Ferrari. No, mi ha detto che sta prendendo i tempi di Alonso. Ah, e che tempo fa? Piove. Guarda, aspetta, sto mandando un messaggio al mio insegnante di danza classica, scusa. Cioè, tu sei l'insegnante di... Ma dai, l'insegnante di danza classica. Io faccio danza classica. Chi è il tuo insegnante di danza classica? Baryshnikov. Non sai neanche come si scrive Baryshnikov. Come si scrive Baryshnikov? Tutto attaccato. Mi è arrivato un messaggio da Gino. Sai quello che fa il bodyguard, la guardia del corpo delle persone famose? Bello, lavorato con persone famose? Sì, sì, Sant'Elicheri. Ma Sant'Elicheri è morto. Mica ha detto che è bravo. Scusate, alla fine prendete qualcosa o no? No, è che qui c'è campo. Ma che bella la mia Susy. Guarda Susy quante persone sono qua. Tutte per te. Perché tu sei brava. Sei bella, sei intelligente. Sei la mia bambina. E chi è il tuo papà, eh? Ma chi è il tuo papà? Ma ho visto che bella la mia Susy, ha visto, guarda. Dai Susy che se fai la brava e domani mattina ti porto in banca, eh? E apriamo un fido, eh? Sì. Ma chi è il tuo papà? Ma lo sa che la mia Susy è bravissima come cane da riporto, lo sa, guardi, io gli lancio una pallina adesso lontano e la mia Susy me lo riporta, guardi, guardi. Vai Susy, brava, mucca brava, sì, guardi, ha mosso la zampina, guardi, brava Susy, ha mosso anche l'altra zampina, bravissima Susy, guardi com'è brava, ci sto muovendo, guardi, guardi, guardi. Buongiorno ragazze. Buongiorno. Allora, si può avere un caffè? Un caffettino, bello, eh? Mi raccomando. Ma tu così giovane, già lavori, ma quanti anni hai? 20. Ma 20? Ma perché non studi? Ma hai studiato? Ho studiato l'inglese. Inglese, ha studiato. Ah, anche a te ti hanno detto la balla di studiare l'inglese, anche a me l'avevano detta. Sono cresciuto io con questa cosa di studiare l'inglese. Mio padre quando ero piccolino mi diceva studia l'inglese, sennò quando sarai grande non farai mai niente nella vita. Sono andato alle medie, cosa si studiava? Francese, ero disoccupato a 13 anni ero. E poi comunque è una grande balla, perché quando ho iniziato a lavorare, che ho fatto il mio primo colloquio, me lo ricordo ancora come se fosse ieri, il mio primo colloquio in un magazzino, dovevo fare il magazziniere, non ho dormito 3 notti pensando, ho detto adesso mi beccano che ho fatto francese, che non so l'inglese, non mi faranno mai lavorare. Finché sono arrivato davanti al primo colloquio, sono arrivato davanti al responsabile di questo magazzino, tremavo come una foglia, mi sono presentato e ho detto, piacere, Ricky, questo mi guarda e mi fa, ah, Rick! La Y? Vabbè, no, l'ho pensato, non è che l'ho detto, andiamo avanti, il colloquio è andato avanti così. Allora, sta molto attento a quello che ti sto dicendo. Ora, io non so, l'inglese non lo so perfettamente, quindi se quello che dico non è giusto o te che hai studiato, correggimi. Stai molto attento a quello che ti sto dicendo perché qua ricordati che non sono tutte rose quelle che luccicano. Forse nella traduzione dall'inglese se l'abbiamo detto, vabbè, andiamo avanti. Figurati che qua, se non stai attento, dopo un po' per la fatica, stai in piedi per la forza di gravidanza. Ha chiuso il trittico con l'anno scorso, da quest'occhio per la fatica ho perso anche 2 decibel. Ho detto perfetto, mi sono fermato lì a lavorare, ho detto sicuramente servirà prima o poi l'inglese. Dopo una settimana esatta dal fondo del magazzino mi chiama e fa Rick. Lì ho capito che la Y non l'avrei piovuta indietro, ma è un altro discorso. Allora vieni qua, allora prendo su e giù, scendo un pallet, entro nel furgone col signore se lo devo uscire. Sono guardato intorno per 1 ora e mezza. Poi fortunatamente avevo un collega madrelingua che mi ha detto che cos'era su e giù e tutto quello che dovevo fare. Figuriamoci che un giorno è arrivato dentro un cliente, si è avvicinato a questo responsabile del magazzino e fa piacere, sono un light designer. Questo l'ha guardato e fa aspetta, Rick, vieni qua.
Mi fa, parlaci tu con questo, che questo è un amico tuo, faccio, perché? Questo è un collega tuo, anche lui fa l'artista, faccio, perché? Cosa fa? Fai i disegni con latte. Ma vai. Ma quindi com'era questa storia che mi stavi raccontando, che sono troppo curioso? Perché pensavo a questa frase di John Stuart Mill, che parlando del matrimonio lui lo definiva l'unica forma di schiavitù che la legislazione ancora contempla. Io non l'avevo mai vista sotto questo aspetto, fino a qualche domenica fa, che ero lì a casa mia, sul mio divano, con il mio telecomando in mano, pronto a guardarmi la mia partita, quando a un certo punto dalla cucina arriva mia moglie, con lo sguardo da cerbiato, bastonato, il labbro pendulo, sai come fanno loro? E lì capisco che arriva la domanda impossibile. E infatti mi guarda e mi dice: ma senti, cosa ne dici se andiamo al centro benessere? Ma dico, che sei fuori, è domenica, sarà pieno così. Esatto, bravo. Poi c'è la partita, o in un attimo tutto si ferma. Il condizionatore smette di buttare aria, il cane smette di scodinzolare, i giocatori della televisione si fermano, mi guardano, mi fanno... Tutto immobile, come il secondo prima che passa il tornado. E a lei gli occhioni diventano due fessure, la pupilla verticale, la lingua si biforca e esclama: se non ti alzi da lì entro 5 secondi, giuro che prendo quella porta e non mi vedi mai più. È lì. E la tentazione ce l'ho avuta. E probabilmente sarei rimasto sul divano, ma è andata via la corrente. E allora mi sono trovato non solo con la moglie, ma anche al centro benessere. Naturista. Quindi tutti nudi. Pieno così. C'era gente che si spogliava già nel parcheggio. Come quando vai in piscina, che hai già solo infradito e il costume sotto. Noi e mia moglie entriamo, ci mettiamo in fila, nudi, io davanti, lei dietro. Vuoi per sicurezza, poi perché almeno non la vedo. E iniziamo dallo yoga, il percorso della salute dalla stanza dello yoga. Uno stanzone pervaso dagli incensi. Sembrava Cinisello Balsamo a novembre. E il maestro ci dispone su file così orizzontali e poi ci fa piegare per ispirare e raddrizzare per espirare. Piegare per ispirare e raddrizzare per espirare. Io ho davanti un omone di 150 kg che ha un sedere così, che ogni piegamento mi sembra di aver davanti la bocca della verità. E dopo un'ora di meditazione, col sottofondo delle campane tibetane, sono dei ciottoloni così, propagano un suono che fa... E il maestro dice che alla giusta tonalità rompe persino i vetri. Adesso guarda, io non vi so dire se rompesse i vetri, ma vi garantisco che i maroni li frantumava benissimo. Giardino, dietro il muro delle rose, passi silenziosi e nuove cose, gesti timidi in silenzio, per non far del riso un pianto, ma dare solo tempo al tempo. Quelle mosse tue sinuose, dietro al muro delle rose, c'era, c'era la neve nell'aria, gesti di luci accese, sembrava estate. Poi fu il tempo di arrossire, cosa credo sia normale, quando nasce un nuovo amore, è il destino delle cose, perché la stagione buona, quando arriva in un momento, non c'è tempo, non c'è tempo. Dolci, lunghe attese, dietro al muro delle rose, c'era la neve nell'aria, gesti di luci accese, sembrava estate, ma c'era la neve e
sentivi sola. No, non confessarlo alla luna di aver perso la strada che portava da me. Perché io come te sto in attesa di una scusa. Come te sto in attesa. Ai confini del giardino, dietro il muro delle rose, passi silenziosi e nuove cose. Gesti timidi in silenzio, per non fare del riso un pianto, ma dare solo tempo al tempo. Dolci, lunghe attese, dietro al muro delle rose.